Il giorno è arrivato. Dopo 12 anni, 6 mesi e 28 giorni dal lancio effettuato il 2 marzo del 2004 a bordo del vettore Ariane 5, dopo aver volato per quasi 8 miliardi di chilometri attraverso il sistema solare, la missione Rosetta è terminata. Due anni fa iniziava così il nostro approfondimento sulla fine della missione Rosetta. Era l'epilogo di una straordinaria avventura nel cosmo. Rosetta è stata la principale missione cornerstone del programma ESA Horizon 2000 per l'esplorazione dei corpi minori del sistema solare. Il suo obiettivo è stato studiare l'origine delle comete e le relazioni tra la loro composizione e la materia interstellare per meglio comprendere l'origine del sistema solare. Dopo il lancio avvenuto il 2 marzo 2004 dalla base spaziale europea di Kourou, Guyana francese, Rosetta ha effettuato 3 flyby della Terra 2005, 2007, 2009 e uno di Marte 2007, ma ha anche messo a segno 2 sorvoli ravvicinati di asteroidi, Steins nel 2008 e Lutezia nel 2010. Subito dopo la sonda è entrata in stato di ibernazione. Per la parte del viaggio più lontana dal Sole, infatti, i suoi pannelli non potevano garantire sufficiente energia agli strumenti e apparati di bordo. Il profondo letargo di Rosetta è durato 31 mesi. Si è poi svegliata automaticamente, comandata da un suo orologio interno e senza segnali provenienti dalla Terra il 20 gennaio 2014. Dopo il risveglio, Rosetta ha continuato l'avventura con un'altra tappa fondamentale, il rendezvous del 6 agosto 2014 con la cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, che ha scortato lungo il tragitto del suo avvicinamento al Sole e sulla quale il 12 novembre successivo ha fatto atterrare il lander Philae. Il termine nominale della missione era inizialmente programmato per dicembre 2015, ma lo Science Program Committee dell'ESA ha approvato il prolungamento fino a settembre 2016, fino a quando gli strumenti della sonda non sono stati più sufficientemente alimentati dall'energia del Sole. La missione è ufficialmente terminata alle 12.40 ora italiana del 30 settembre 2016, quando dopo oltre 12 anni di vita operativa Rosetta si è fermata sulla superficie della cometa. È stato un progetto senza precedenti, concepito a metà degli anni 80, che probabilmente non finirà mai di meravigliare e di essere oggetto di studio da parte di scienziati e ricercatori. Oggi la missione Rosetta è sinonimo di successo, però quando è stata pensata, gli scienziati erano presi per visionari. Com'è nata l'idea di atterrare su una cometa? Ma non solo visionari, ma io ancora adesso penso che quando all'inizio abbiamo incominciato a pensare a questa cometa non fossimo nel pieno delle nostre facoltà mentali, perché intanto era andare così lontano, un viaggio lunghissimo avvicinare la cometa, ma soprattutto l'Europa non aveva mai fatto l'atterraggio su un corpo celeste, quindi qui abbiamo provato nelle condizioni più estreme, più terribili, quindi è stato un grande successo anche per questo. Resterà nella storia della scienza, nella storia della tecnologia e nella storia dell'umanità, perché noi abbiamo dimostrato che si può lavorare insieme e anzi in tanti anni, tutte le volte che c'era un problema, tutti abbiamo cercato di risolverlo insieme e quindi siamo riusciti. Qual è stato il momento più difficile di questi anni, dal 2004 ad oggi? Il primissimo momento difficile è stato quando il lancio è stato posticipato. Noi dovevamo partire nel 2003, questo ha voluto dire cambiare una parte della programmazione della missione, perché la cometa che dovevamo avvicinare, Virtanen, non ci ha aspettato, quindi noi abbiamo avuto, se vuole, dei problemi tecnici in certi momenti, ma come le dicevo tutti insieme li abbiamo superati. Dal lancio al termine della missione, Rosetta ha compiuto quasi 8 miliardi di chilometri nello spazio, durante i quali ha realizzato 21.000 osservazioni scientifiche, più di 16.650 fotografie, ha raccolto oltre 218 gigabyte di dati, ha sorvolato 2 asteroidi, Marte e infine la cometa 67P. Ricordiamo inoltre che per la prima volta è stata fatta scendere una navicella su una cometa, 2.438 contatti con il centro di controllo dell'ESA, che ha comunicato con la sonda per quasi 15.000 ore.
Le scoperte e le conferme di precedenti ricerche realizzate da Rosetta e File sono stati innumerevoli. Tra queste, una dura crosta composta da materiale organico, 67 picche alla fusione di comete più piccole, la presenza di una grande quantità di molecole organiche, tra le quali la glicina, un amminoacido, molecole di ossigeno nella sua chioma e una stratificazione di materiale ancora senza spiegazione, e la natura porosa della cometa. Secondo uno studio condotto dalla Imperial College di Londra, l'ossigeno molecolare rilevato intorno a 67 P potrebbe provenire dall'interno della cometa e non dalla sua superficie. Gli strumenti a bordo di Rosetta hanno analizzato i componenti della sua chioma, rilevando che oltre a percentuali di acqua, monossido di carbonio e anidride carbonica, sono presenti tracce di ossigeno molecolare, che era stato già individuato in altri corpi del Sistema Solare, come in alcune lune ghiacciate di Giove, ma mai intorno a una cometa. Il team scientifico di Rosetta aveva inizialmente ritenuto che l'ossigeno potesse provenire dal nucleo della cometa e che fosse stato già presente durante la formazione di 67 P, circa 4,6 miliardi di anni fa. I ricercatori della Imperial College hanno inizialmente evidenziato la presenza di una fonte diversa di ossigeno molecolare, innescata da ioni energetici, ovvero molecole cariche elettricamente, una teoria che in seguito non ha trovato una base concreta. Gli scienziati sono concordi nell'affermare che la teoria iniziale sull'ossigeno di origine primordiale è quindi con molta probabilità la più concreta, poiché combacia con le analisi più recenti. Per gli scienziati queste scoperte sono state la chiave per comprendere l'attività cometaria. Rispetto a missioni precedenti, i ricercatori di Rosetta hanno avuto la possibilità di analizzare campioni di polvere di varie dimensioni, raccolti nel corso di 2 anni, da agosto 2014 a settembre 2016. Inoltre, i dati raccolti dalla sonda Rosetta durante la sua memorabile missione hanno contribuito alla creazione di un nuovo modello che aiuterà gli scienziati a conoscere meglio la storia di questo straordinario oggetto celeste. Il team di Maillard, diretto da Nicholas Thomas dell'Università di Berna, ha combinato i dati raccolti da diversi strumenti di Rosetta con l'obiettivo di ottenere maggiori dettagli sull'origine del Sistema Solare e dei sistemi planetari in generale. I risultati del progetto Maillard includono un modello digitale ad alta risoluzione della cometa, che è stato utilizzato per supportare ulteriori studi da parte di scienziati di tutto il mondo. Il team inoltre ha prodotto un modello numerico in grado di spiegare la perdita di massa della cometa causata dall'influenza del Sole. Questo modello può essere utilizzato per migliorare la previsione dei movimenti della polvere cometaria, che può complicare il lavoro di sonde e satelliti. Rosetta ha concluso il suo ciclo, ma ha raccolto così tanti dati e abbiamo capito già che il trend sarà di scoperte di grande livello, che naturalmente gli scienziati adesso hanno materiale per poter preparare articoli e probabilmente anche scoperte di grande livello. La comunicazione della missione di Rosetta è stata qualcosa di particolare, forse per due motivi. Uno, è stata molto simbolica, lei ha ricordato anche oggi del fumetto, ma è stata, come dire, ha reso anche più semplice la comprensione di una missione che è stata in realtà molto complessa. Pensa che possa essere un modello replicabile questo? Sicuramente io mi auguro che sia replicabile. L'ESA ha veramente fatto qualcosa di sensazionale, ha avvicinato il cittadino della strada, l'uomo che non è coinvolto nel programma spaziale, al destino di una sonda e del suo piccolo lander, cioè li ha portati dentro le case e ha fatto innamorare l'uomo qualunque di questa missione. La cometa 67P l'abbiamo ascoltata con una registrazione da 1 minuto e 27 secondi di suoni prodotti misteriosamente a milioni di chilometri dal nostro pianeta, ma soprattutto ammirata in numerose immagini. L'ultima immagine scattata da Rosetta prima del touchdown è stata fatta ad appena 20 metri dalla superficie. Le immagini sono state consegnate dal team della fotocamera Osiris all'ESA a maggio e sono disponibili con una licenza Creative Commons in un archivio di oltre 100.000 fotografie ottenute lungo tutti i 12 anni di missione.
Mark McGorian, consigliere scientifico senior dell'ESA, ha dichiarato: oltre ad essere un trionfo scientifico e tecnico, l'incredibile viaggio di Rosetta e del suo lander Philae hanno anche catturato l'immaginazione del mondo intero, coinvolgendo un nuovo pubblico ben al di là della comunità scientifica. È stato emozionante avere tutti a bordo per questo viaggio. Il messaggio della missione Rosetta è stato chiaro: insieme si vince. Una missione nata in seno all'Europa e dall'Europa sviluppata nel corso di 3 diversi decenni, a cavallo del secondo millennio.